di Edoardo, eccetera, vedremo i personaggi Disney. Esattamente. E quindi proprio una cosa tipicamente italiana. Ecco, hai visto che in due minuti, insomma, due o tre minuti, da quando abbiamo iniziato a raccontare queste cose, Giorgio Cavazzani ha già disegnato un Pippo straordinario, bellissimo. Assomiglia a certi miei atteggiamenti. Vestito del Settecento. Sì, poi finite col somigliare un po', no? Sì, infatti personaggi. Mia moglie sicuramente mi riconoscerà in questa posa. Quando... in questa posa così aristocratica. A scarpa ancora non sono venute le orecchie rotonde, però certo sono tanti anni che frequenta topi. E questo è bellissimo, un bellissimo topo veneziano del Settecento con scarpe. Con scarpe con figlia. E qualche altro personaggio, che faccio un paperone. Ecco, dei personaggi Disney, qual è scarpa il più difficile da disegnare? Beh, aspetta. Quello che richiede più attenzione o che ha più espressione o che ha più... Vuole che le dica, è un personaggio che per fortuna disegniamo un po' nelle circostanze speciali, festive, è Biancaneve. Biancaneve. Biancaneve è il personaggio più terribile perché da fare. È umana, però, perché è umana, perché è dolce, e aggraziata ed è facilissimo svisare la fisionomia. E ho dovuto farla varie volte. Anche recentemente c'è stata una storia di Biancaneve. Ogni tanto si recupera, si riprende. Io mi ricordo che quando facevo le prime storie con Biancaneve mi servivo delle foto di scena di mia moglie, cioè non era ancora mia moglie, la mia fidanzata, e la mettevo nell'atteggiamento che richiedeva la sceneggiatura. Ah, per cui Biancaneve ha la faccia della moglie di Romano Scarpa. A quel tempo riuscivo a darle la... di tratti quella, della Biancaneve. Ecco, ma Eta Beta che fine ha fatto? Che è un po' che non lo si vede più. Beh, Eta Beta ha una vita sua autonoma, evidentemente. È di un altro mondo. Sì, sì, è di un altro mondo. Ogni tanto ripesco un suo simile, direi, che è il mio Atomino BB, con i suoi neutroni. Ogni tanto saltano fuori. E gli elettroni che gli girano intorno alla testa. Qua il Pippo di Cavazzano lo vedo a buon punto. Ah, c'è anche un castello dietro, sì, adesso. L'ho ambientato un po'. Ecco, Cavazzano invece qual è il personaggio che disegna più volentieri? Ma quello, l'ultimo praticamente, in questo momento, come ti dicevo, sto disegnando la Miseria e Nobiltà di Scarpetta e devo dirti che Gamba di Legno mi piace sempre di più, non perché abbia certe tendenze, assolutamente. Gamba di Legno che ha perso ormai da anni la sua gamba di legno. E fortunatamente l'ha recuperata da qualche parte. Ha trovato una protesi molto perfetta, efficace perché sembra ormai perfetto. Ma è un personaggio da... E cioè, che sta diventando un po' più buono, però, ho notato, nelle ultime forse, storie. Non lo so se sia più buono, ma certamente, più sta, certamente ha più alcune umano. Caratteristiche. Ecco, chi è di voi bambini che sa disegnare Topolino? Nessuno? Siete capaci? Cioè, hai provato, tu hai mai provato a disegnare Topolino? Vieni, aspetta, vieni un po' qua vicino a me. Come ti chiami? Ce la fai? Andrea. Allora, guarda, proprio... davanti al papà qua di Topolino, fai bella figura, vediamo come lo disegni, poi lui ti spiega come migliorarlo, ti insegna come si disegna un Topolino, lo disegna, poi fanne uno, vediamo se troviamo un nuovo talento da mettere nella scuderia Disney e lo troviamo proprio qui a servizio a domicilio. Quello è proprio un topo vero, insomma, sta venendo fuori un topo fognario, come dire. Deve avere ancora quelle caratteristiche disneyane. Intanto io volevo chiedere a voi fanciulle, faccio il giro, alle bambine per esempio, perché le bambine bisogna sempre sapere come la pensano. Qual è il personaggio di Topolino che ti piace di più? Topolino, proprio Topolino? Paperino? Anche simpatica. A te chi piace di più? Topolino. Bravo. Ecco, Topolino che sembrava l'antieroe, cioè, era troppo, una volta si diceva che Topolino era troppo bravo per essere simpatico, perché gli riusciva bene tutto, perché è intelligente, perché furbo, invece Paperino ci somigliava di più. E allora invece sembra una riscossa questa di Topolino. Beh, mi fa piacere sentire questo dai ragazzi, perché per anni Topolino è stato interpretato come sia come disegno che come sceneggiatura con uno stereotipo abbastanza fisso. Recentemente però il direttore e anche noi autori ha cambiato carattere. Ed un po', sì, fortunatamente. Allora, vediamo un attimo, adesso non scendiamo nei dettagli, va bene anche così. Bravo, vediamo bravo, il Topolino bravo. Che hai fatto te, gli fai i piedi giustamente, i piedi. Il nasetto nero, il tartufo. Il nasetto nero. Bravo.
Ecco, questo topo che hai fatto, gli potremmo dare un altro nome, si può chiamare anche Luigi. No, nel senso che questo si chiama Michele, no? Michele Toro, Mickey Mouse. Mm-hmm. Questo però è un bel topo, complimenti, senza coda, però ha un'aria topesca. Allora, io, Scarpa, possiamo spiegare velocemente ai bambini, anche ai grandi che volessero cimentarsi, quali sono i tre segreti, insomma, per disegnare un bel topolino? Perché ci sono delle proporzioni, so. Vediamo come lo fa. La forma base di topolino stesso è un cerchio. Un cerchio per la testa, un po' anche per il corpo, un cerchio allungato tipo fagiolo. Una pera. Un'ellisse, una pera. E un po' un'ellisse, un ovale per i piedi. Quindi da queste forme geometriche potete poi ricavare un po' meglio di questo qua. Ti riesce se tu parti da un cerchio. Vedi, un topolino ha la testa che è un cerchio. Poi al quale si aggiungono altri cerchi come gli orecchi. Il corpo stesso è questa pera che diceva Giancarlo Magalli. Poi si allunga la gamba e i piedi lunghi, grandi, piuttosto ovali, pieni. E un po' alla volta, tirando fuori i dettagli, tutte le cose piccole. Gli si dà anche la fisionomia. Gli si dà anche la forma. Cavazzano ha girato foglio. Sì, ho girato foglio perché mi pare... così continuiamo con i disegni con i ragazzi? Sì, abbiamo ancora pochi minuti, ma qualcuno ne abbiamo. Mi piaceva far vedere proprio un trucchetto, un qualche cosa. Allora, io per esempio ho provato tante volte a disegnare. No, seguo le indicazioni di Romano Scarpa. Allora, ecco, cioè, seguiamo i consigli. Allora, partendo dal cerchio, cambiamo personaggio, facciamo un papero, va bene? Facciamo un papero. Allora, ecco. Questa è la pera che diceva appunto Romano Scarpa e questo dovrebbe essere il becco. Giorgio, fai paperone o paperino? Faccio paperone, va paperone bene? Mi faccio, ecco, paperino. Mi faccio paperino. Allora, un papero a testa. Cambiamo. Allora, eccola. Con questa costruzione noi riusciamo a... Bambini, seguite. Ad avere le proporzioni indispensabili per disegnare poi il personaggio. Si sta ghiacciando anche il pennarello, ecco. Sì. Allora. Non ho dubbi, le basette. Le basette che sono caratteristiche. Poi è chiaro, questi segni che avevo fatto sotto prima vanno un po' cancellati, vanno lasciati solo per lasciare una piccola traccia. Cioè, sono quelli che voi in genere fate a matita e che poi soltanto alcuni vengono ripassati, diciamo, con l'inchiostro. Ecco, e qui sta venendo fuori un paperone molto simpatico, che è il tipico paperone che fa Giorgio Cavazzano, certo. Che ha inventato anche Battista, se non sbaglio. Sì, esatto. Il maggiordomo, esatto. Mitico maggiordomo. L'ho caratterizzato. Molto a pera di Paperone. Ecco, vedete, mantenendo le caratteristiche e le proporzioni che avevo disegnato prima, con un po' di esperienza, e non fatelo così velocemente anche voi, perché magari restereste delusi. Ecco, vedo i bambini molto interessati da questa storia. Mentre sull'altra lavagna, una gara è partita, sull'altra lavagna Romano Scarpa sta realizzando un allegro paperino con casacca alla marinara, ecco, riconoscibilissimo, bellissimo, anche lui partito da un cerchio, come avete visto, ecco, due paperi straordinari. Ah, pure le monete d'oro gli sta facendo Cavazzano, senza la pila di monete d'oro. Non è niente, un personaggio a metà. Come Berlusconi senza il Milan, non si riconoscerebbe, insomma. Ecco, proprio i sacchi di dollari, bellissimi, dei disegni molto belli. Ecco, io spero che i bambini si siano divertiti a capire, mi sono piaciuti questi signori. Ecco, vedete, mi stanno facendo un applauso dal salone, fate un applauso anche voi che siete qua, anche se siete quattro soltanto, però siete quattro giovani ammiratori. Abbiamo, spero, reso giustizia ai disegnatori italiani, che sono fra i più bravi disegnatori dei personaggi Disney del mondo. Abbiamo reso giustizia ai papà di alcuni personaggi che ci tengono compagnia. Romano Scarpa ce ne ha raccontati tanti di questi personaggi, e abbiamo anche raccontato come, insomma, si possa a volte, io devo dire la verità, che io qualche romanzo, per esempio, mi ha incuriosito leggendone prima la parodia che voi ne facevate, e spero che questo sia successo anche
ad altri ragazzi. E leggendo la parodia che voi ne fate, divertendo Topolino, vi ha anche poi la voglia di conoscere il romanzo vero, per cui non è soltanto un passatempo il fumetto, è anche qualcosa che può educare, che può, propedeutico, che può insegnare, che può aiutare a riflettere, perché poi i sentimenti che si raccontano sono sempre dei buoni sentimenti. Allora, io vi ringrazio, devo dare la linea alla pubblicità. Grazie a Giorgio Cavazzano, in bocca al lupo per queste nuove storie, grazie a Romano Scarpa, grazie. E grazie alla Walt Disney che continua a regalarci dei bei topolini e che continua a far lavorare dei signori così bravi. Pubblicità, ci vediamo fra due minuti sempre da Villa Pisani di Stra. A fra poco.